Good pomeriggio YouTube, signori, bentornati sul canale. Andiamo avanti con la nostra carriera. Prima roba, subito mi avete detto ovviamente che i trasferimenti si possono fare, nel senso che i giocatori si possono andare a chiedere lo stesso anche quando il mercato è chiuso, e poi arrivano una volta riaperto il mercato. Per cui, siccome in tantissimi mi avete detto prendi questo attaccante perché ho capito che Augustin non vi piace, anche se a me garba parecchio e ha fatto veramente dei numeri fino adesso, ho messo il signor Lautaro Martinez, che ha una clausola rescissoria da 13 milioni, quindi dovremmo riuscire a portarcelo via anche a meno, in inseguimento da uno dei nostri osservatori. Quindi andiamo a vederci le partite, probabilmente vedremo anche il valore di Martinez e proveremo ad acquistarlo, ragazzi. Andiamo avanti verso la partita contro il Borussia Mönchengladbach, che l'anno scorso ci ha dato un po' di filo da torcere. Attenzione, possibili incarichi come CT della nazionale. Qualcuno mi ha detto quest'anno fai la nazionale, ragazzi, a me non interessa sinceramente. Se arriva un'offerta dall'Irlanda potrei pensarci. Ho variato un po' le rose, provando diciamo una rosa A e una rosa B, come vedete, sia i moduli 4-2-2-2 che 4-3-3. Qualcuno mi ha detto fai anche il 4-2-3-1 mettendo dentro Pulisic, Bruma come esterni, Forsberg dietro Werner come punta. Magari nella prossima partita lo proviamo, che potrebbe essere una cosa interessante. Al momento siamo ancora primi in campionato, unica squadra a punteggio pieno, direi di continuare su questo ruolino di marcia e proviamo subito, ragazzi, con fra virgolette la squadra B. Quindi Poulsen e Kuhn, che voglio vedere com'è in gioco, Chupacabra come COC, Sabitzer capitano, dentro Campole e Alegna, e in difesa abbiamo Sainz e Ogma per la prima volta, ragazzi. Quindi difficoltà leggenda, come si vede, che tutti mi domandano ma giochi a leggenda, c'è scritto, e avanziamo. Bene signori, tutto è pronto, partita serale, sorsone e via. Alegna, bello questo pallone per Marcel, attenzione Sabitzer. Sabitzer si gira, prova a toccarla dentro per Kuhn, Kuhn si gira, va al tiro, deviato, all'indietro su Alegna, ancora per Campol, prova al tiro dalla distanza, Campol di poco alto sopra la traversa, signori. Yedlin, dall'altra parte, cambia tutto, servito adesso Yusuf, entra in area Yusuf, tiro debolissimo, Sommer la fa sua, Chupacabra, Alstenberg, ancora Campol, Alegna si gira molto bene, palla per Yedlin, prova lo scatto, Yedlin, palla che arriva a Poulsen, Poulsen, interventone qui della difesa, Sabitzer, madonna ci arrivano, però anche Kuhn di testa e poi ancora il Vedi anticipa Poulsen, subito di prima, no era Yedlin, adesso Alegna, Kuhn, prova per Poulsen, bello questo lancio finalmente, Poulsen prova a servire Kuhn, ma il difensore lo costringe a non arrivare sul pallone e finisce col primo tempo 0-0, signori. Bobadilla, attenzione ragazzi, adesso attenzione Stindl, Hoffmann, Stindl in area, Mbogo, paratona che salva il risultato, ragazzi, sulla bomba di Stindl. Esce Bobadilla, vediamo chi fanno entrare, intanto calcio d'angolo, è entrato Raphael, signori. Un giocatore non male, la palla che spiova in area, Mbogo, bravissimo. Yedlin allarga tutto per Sabitzer, subito di prima per Kuhn, che niente da fare, non riesce a girarsi. Ragazzi, devo fare un cambio perché Kuhn è inutile. Quindi fuori Kuhn e Chupacabra, dentro Werner e Kaiser, ragazzi. Attenzione, la palla larga per Hermann. Dentro per Raphael, lo scambio con Hermann, il tiro, Vogò ancora in calcio d'angolo. Sta spingendo un po' adesso il Gladbach, ragazzi, è Raphael. Attenzione, Stindl. Ancora per Raphael che va al tiro, ancora Vogò, signori, uomo partita il nostro portiere. Hoffmann, non ci fanno vedere il pallone, ragazzi. Il cross, mamma mia, il palo incredibile. E poi la palla che siamo stati graziati, ragazzi. Ancora la palla dentro, Raphael. Raphael stavolta non sbaglia, c'è l'1-0 del Gladbach. Meritato perché stiamo giocando malissimo. Yedlin, Poulsen all'indietro, campo. Kaiser, ancora Poulsen, la palla per Marcel Sabitzer che va sul sinistro, Sommer, dai signori che non possiamo aspettare il quarto d'ora finale per svegliarci però, ragazzi, attenzione Raphael, attenzione, la palla ancora dentro, bravo Mbogo, prova a servire Timo Werner, subito per Poulsen, Poulsen allarga tutto dall'altra parte per Sabitzer, Sabitzer salta l'uomo, Sabitzer entra in area e taglia fico, gliela ruba così cadendo dietro.
Dai ragazzi, ultima azione, neanche questa. Finisce qua la partita, abbiamo perso 1-0, abbiamo giocato la peggior partita veramente da quando abbiamo iniziato la carriera. Facciamo gli allenamenti con i nostri giovani che hanno bisogno di salire. Kun, Upamecano, Vogò, Dozel e Chupacabra. Male tutti quanti a parte Vogò, che è quasi un 78 ormai. Avanziamo verso la partita con l'Augsburg. Ora andiamo con la rosa titolare. Signori, qualcuno nei commenti mi ha chiesto se uso delle istruzioni particolari. Sì, le uso, le ho impostate solo su questa rosa qua, quindi forse è anche per questo motivo che quando abbiamo giocato con loro non sono andato benissimo. Se vi interessano scrivetemelo nei commenti, che magari poi nel prossimo video ve le faccio vedere. Adesso avanziamo. Bene, siamo pronti signori. Bella questa grafica, non l'avevo ancora vista ragazzi. Timo Werner che si allena, che si prepara, prepartita. Ragazzi, partita di nuovo serale, ancora campionato contro l'Augsburg. Direi di andare col nostro sorsone porta fortuna e via. Tigel, rubiamo palla con Tierney, molto bene, è servito adesso il nostro Udini Forsberg. Attenzione Forsberg, lo scatto di Forsberg a servire Augusten, che di potenza va via. Augusten sbaglia il tiro perché ho tirato male io ragazzi. Calcio d'angolo, vediamo dalla bandierina se ci arriviamo o no. Upamecano, dietro per Keita. Eccolo qua, forze speciali Pulisic. La finta di Pulisic, entra in area Pulisic, va col sinistro e poi Forsberg. Pulisic, un tiro cross che il nostro Udini è andato a mettere in porta. Qualità per il primo gol, 1-0 all'ottavo minuto signori, e mezzo, nono minuto ormai. Rivediamo Pulisic a fare questo tiro cross che Forsberg con una magia devia in rete. 1-0 qualità. Palla per il nostro Udini. Udini che prova un servizio incredibile, Pulisic, tiro debolissimo. Gran recupero qua di Tierney, Upamecano, Forsberg, Keita, subito servito Pulisic, che allarga subito per Augusten. Augusten di prima la finta, poi prova a servire il nostro timone Werner, non ce la fa ancora Augusten, si gira, Augusten va al tiro, la bomba, incredibile! Di Jean-Kevin Augusten, dedicata a tutti quelli che nei commenti mi hanno detto Augusten è scarso. Eccolo qua signori, eccolo qua come vi saluta Jean-Kevin Augusten. Non avrà delle statistiche incredibili, ma è un giocatore fenomenale ragazzi. Finta, si gira, ne fa fuori tre ragazzi e poi esplode una bomba centrale che il portiere non può parare. JKA, Jean-Kevin Augusten signori, tutto per voi. Che se l'allunga e va in fascia. E va in fascia e va con il cross. Attenzione, rischia tutto Interregger a metterla fuori. Faccio ragazzi Tigel. Grande Orban. E finisce qua il primo tempo signori. Siamo in vantaggio, direi bene. Però potevamo fare qualcosa di meglio. Non che il 2-0 non mi vada a genio, però diciamo che non abbiamo spinto tantissimo Tierney dentro, eccolo qua Emilione. Emilione Udini per la doppietta personale ragazzi, mamma mia quanto forte è Emil Forsberg Udini signori. 3-0 qualità. Sicuramente Werner che è a secco vorrà cercare di metterla dentro anche lui. Gregoric, attenzione, Müller ancora la palla dietro, Stafilidis dentro, Jidon Wong, Choupo-Mecano che pressa, Müller, bravissimo Orban, Keita, lancia così, mamma che lancione, la madonna la prende anche Jean-Kevin Ocho. Ocho dentro per Werner, non benissimo sto tiro, Pulisic dentro per Keita, dentro per il nostro Forsberg che sbaglia incredibilmente, sbaglia un passaggio Forsberg. Domani piove ragazzi, domani nevica. Proviamo a far entrare Bruma al posto di Forsberg e andiamo di velocità ragazzi sugli esterni con Bruma e Pulisic insieme in campo. Standing ovation per il nostro numero 10 perché ha fatto una doppietta incredibile. Occhio qua il servizio per Govelev che va al cross largo dall'altra parte. Ci arriva Schmid di testa. Io ho già perso la voce. Occhio qua, Guvelev, ancora un cross dall'altra parte. C'è Klosterman che però la mette in mezzo, roba bruttissima da vedere, signori. E c'è il 2-1. No, il 3-1, ma è fuori gioco. Fuori gioco di Müller. Quindi niente, ragazzi. Ancora l'Augsburg con Leitner. Vediamo, la riesce a mettere. C'è Tierney e stavolta Müller riesce a segnare l'87esimo. Rivediamo. Sta roba che la CPU la fa sempre, praticamente cercando di metterla in mezzo. Giustamente noi interveniamo, il pallone non arriva che sui piedi
dell'attaccante avversario. 3-1, non dovremmo comunque aver problemi a portare a casa il risultato. Adesso Bruma, Tierney e fischia l'arbitro, ci portiamo a casa i 3 punti. Abbiamo mollato abbastanza negli ultimi 20 minuti. Bayern Monaco pareggiato con lo Schalke 1-1, mentre il Wolfsburg ha battuto 2-1 il Werder Brema. Si è ristabilito Mertilmaz, guarda, mi interessa tantissimo. Siamo ancora primi in campionato, però il Bayern 0-4, ragazzi, è a 2 punti da noi con una partita in meno, quindi potrebbe superarci. Andiamo verso la partita con il Francoforte, offerta per allenare la nazionale islandese. Signori, qua c'è l'Islanda, qua c'è l'Islanda, qua c'è l'Islanda, ragazzi. Allora, avevo detto Irlanda prima, perché l'Irlanda ce l'ho nel cuore, ma l'Islanda con tutti quei vichinghi lascio decidere a voi. Metterò un sondaggino qua in alto adesso e voi voterete sì o no se allenare l'Islanda oppure no. E poi io risponderò la prossima settimana, sempre che non mi dicano già di andare a farmi benedire. Comunque siamo ancora primi e fra l'altro il Bayern Monaco ha i nostri stessi punti ma una partita in più, quindi direi bene. Signori, direi che Emilio Forsberg, se continua a giocare così, veramente rischia di prendere il premio giocatore del mese. Andiamo a vederci la terza partita di oggi contro Francoforte, vamos! Bene, se siete arrivati fino a questo punto del video ovviamente dovete commentare scrivendo Chupacabra, anche senza l'hashtag, ragazzi. Sorsone e via per la terza partita di oggi. Mamma mia, c'è Kevin Prince Boateng. Cerchiamo di mantenere, signori, il nostro vantaggio sulla seconda in classifica. Il cross, la palla dall'altra parte, il colpo di testa. No, 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 no. Mamma mia, che rischio! Kevin Prince Boateng! Porco cane, ragazzi! Porco cane! All'indietro su Keita, gioca facile. Ancora Jean-Kevin. Per Diego Nedem, subito per il nostro Udini. Udini allarga tutto per Werner. Werner, Werner rientra, ma gli scivola via il pallone. E poi fallo laterale. C'è, arriva prima Keita sul pallone. Diego Nedem, ancora. Il nostro... il palo incredibile! Il palo incredibile di Udini, signori. Keita, prova la bomba da fuori, vediamo. Subito ribattuta dal difensore. Che palo di Udini, signori. Abbiamo pareggiato le occasioni incredibili, per ora. Mette giù il pallone, Tierney. Tierney alla velocità incredibile, Tierney. Tierney, vai col cross. Vai col cross che arriva dall'altra parte, Pulisic stoppa! Radecki gliela ruba. C'era anche una spinta del difensore dietro che ha scordinato un po' le nostre forze speciali americane. Comunque ragazzi, se poi volete favorire qualche soprannome per i giocatori, fatelo pure nei commenti, signori, eh. Per il momento abbiamo Udini, intanto la palla che esce, Udini su Forsberg. Abbiamo forze speciali per Pulisic. Abbiamo il folletto per Tierney. Upamecano grandissimo. Ecco, datemi un... bel soprannome per Upamecano. Intanto Augustin, lanciato, Augustin, grande progressione, Augustin si allarga, Augustin rientra, non c'è nessuno da dietro che arriva, eccolo qua, Diego Nedem, Augustin, Diego Nedem, il tiro debolissimo, potevamo giocarcela meglio? Sì, mi sono risposto da solo, Diego Nedem intanto, recupera il pallone, eccolo qua Udini, allarga tutto, Timone Werner. Dentro per Augustin, bello triangolo con Udini, arriva il difensore, poi ancora Augustin, il tiro, Radecki. Vediamo, palla in calcio d'angolo. Ragazzi, mamma mia, proviamoci. Forsberg, la palla un po' lunga, resta lì, poi di testa Fernandez fuori. Boateng, attenzione se fa... no, chi è che si è fatto male? Augustin si è fatto male, ragazzi. Augustin si è fatto male. Porca vacca. Speriamo non sia niente di grave. Facciamo entrare Poulsen. Augustin si è fatto male, già il primo infortunio, signori. Rivediamo, è caduto male. Speriamo che non sia niente di grave, ragazzi. Si accascia proprio al suolo così. L'anno scorso abbiamo avuto l'infortunio alla prima stagione di Poulsen, che è stato fuori 7 mesi, ragazzi, dopo veramente pochissime partite. Speriamo che l'infortunio di Augustin sia una cosa non grave, perché ragazzi, a me piace un sacco come giocatore. E soprattutto poi siamo veramente corti in attacco, signori, eh. Mi sono demoralizzato, ragazzi, eh? Adesso sta spingendo, sta spingendo il Francoforte. Cross dall'altra parte, liberissimo Fabio. Può andare al tiro, un Vogo. E poi... che rischio, che rischio, che rischio. E che occasione sprecata di nuovo dal Francoforte, ragazzi. Con Mascarell, Boateng, Fabio.
Mascarell finisce col primo tempo, mamma mia ragazzi, sono proprio, devo riprendermi perché l'infortunio di Augustin mi ha proprio buttato giù, signori, mi ha veramente buttato giù. Inizia il secondo tempo, dai, dai ragazzi, dai, c'è tempo per vincere, cerchiamo di portare a casa il risultato. Eccolo qua, Pulisic, ruba un pallone, attenzione Pulisic, largo per il nostro Udini, Udini riesce a girarsi, la mette dentro per Pulisic. Attenzione alla palla, Poulsen! Ci voglio credere! Dalla bandierina Orban! L'avevo vista dentro! Cazzo! Diego Demme, Keita, Pulisic, ancora per Poulsen. Ancora dietro su Diego Demme. Ancora Poulsen, belli questi scambi. Poulsen si gira, dentro che c'è Emilio Forsberg entra in area, tiro di Forsberg! E vai a prendertelo questo premio del migliore del mese, Forsberg, vai a prendertelo con l'1-0 al 50esimo. Rivediamo Poulsen, si gira, Forsberg, eccolo qua, mamma mia, in mezzo a due la mette dentro, 1-0 qualità, Udini per noi, signori. Susaita, dai ragazzi, concentrazione ai massimi livelli però, Fabio va al tiro da fuori, sì, ciao, domani, cappellone, domani. Fabio ancora con un altro cross, ci arrivano. Ma c'è Mbogo, capito? Dentro per Haller, che la tiene in campo. Io l'avevo già vista fuori, poi va a fare questo cross che potevi fare a meno. Poulsen, Werner ancora per Forsberg che arriva, è un po' stanco Forsberg, prova il sinistro di pochissimo a lato. Ma che forte sto giocatore, che forte. Abbiamo un Keita molto stanco, quindi facciamo entrare il nostro Campbell, facciamo entrare Bruma al posto di Pulisic, lasciamo dentro il nostro Udini. Campbell la mette giù, serve Timo Werner, subito per Poulsen. Attenzione Poulsen, come te la sei allungata, Yusuf, dai. Grande Forsberg a rubarla. Poi, madonna, la deviazione, ancora ragazzi. Stiamo uscendo malissimo con i disimpegni. È quasi finita, signori. Demme, dai. Ultima occasione. Timone Werner. Ultima occasione. Timone Werner. Solo davanti al portiere. Timone Werner! Per il 2-0 al 90esimo. Timo Werner, signori. Mamma mia. Chiudiamo così sta sofferenza. Rivediamolo. Sfrutta tutte le sue caratteristiche. Velocità e poi finalizzazione così. E finisce anche la partita. Bene ragazzi, dai, sui 9 punti disponibili 6 li abbiamo portati a casa. Udini ha deciso di andare a prendersi il premio giocatore del mese. Se continua così, l'abbiamo già detto, ma non importa. Allora, ufficio, signori, conferenza stampa, vabbè, lasciamo stare. Si è infortunato Augustin per 8 settimane, spalla lussata, 2 mesi, signori, senza Augustin. Facciamo l'ultimo allenamento, sempre con i nostri giovani, vediamo se salgono bene. Upamecano molto bene, anche Kuhn molto bene. Andiamo a controllare sul lab mercato se c'è arrivato, se ci sono arrivate qualche informazione su Lautaro Martinez. No, non c'è arrivato niente. Signori, prima di salutarci vediamo le prossime 3 partite, perché avremo il Benfica in Champions e poi avremo il Colonia, se non erro, sì, Colonia, e poi il Borussia Dortmund. Quindi già dal prossimo episodio e guardate le prossime partite: Beşiktaş Champions, Bayern Monaco, Benfica. Prossimi 2 episodi sono martelli e fabbri che si pestano. Ragazzi, come sempre, lasciate un bel mi piace. Se arriviamo ai 5.000 io sono contentissimo. Iscrivetevi se non siete iscritti. Mi raccomando, commentate, che io i commenti li leggo sempre e quando posso rispondo. Noi ci vediamo al prossimo episodio, come sempre, con tanta qua lì ta. Ciao belli. Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in